ancora criticità sui rifiuti a Torre del Greco. Anche nella tarda mattinata di lunedì, il centro cittadino risulta visibilmente sporco. Alcuni bidoni per la raccolta porta a porta sono pieni ben oltre l'orlo, altri sono completamente circondati da sacchetti di ogni tipo. Escludendo le problematiche legate alla raccolta, i marciapiedi e le strade non appaiono comunque puliti. Cicche di sigaretta, deiezioni canine, cartacce, fazzoletti usati, bottiglie di vetro e persino scatole di preservativi sono ben visibili in zone principali della città, come nella Villa Comunale o a Via Roma. Abbiamo chiesto ai cittadini le loro opinioni sulla pulizia urbana e sull'operato dell'amministrazione. Per lei Torre del Greco è una città pulita? No, assolutamente no. Pensa che non venga pulita a sufficienza? No, infatti non viene pulita a sufficienza. Anche perché se tu vai più avanti ci sono comunque delle buste della spazzatura, anche se le persone sono ancora in civile, la maggior parte, pure chi ha il cane non raccoglie, oppure momenti di bisogno non riescono comunque a sopperire quello che è l'igiene. No, non viene pulita abbastanza. Trova pulita questa città? Per me sì, meglio di Ercolano. Lei è di Ercolano? Sì. Quindi per lei Torre è più pulita di Ercolano? Per me sì. In alcuni punti la città non è pulita e anche camminando lo si può notare molto bene. Secondo me il lavoro è stato fatto a metà, perché voglio essere io, diciamo, buono e tollerante, no? Nel fare questa considerazione, però secondo me c'è ancora tantissimo lavoro da fare e soprattutto in alcuni punti è davvero un disastro la raccolta dei rifiuti. In altri punti invece viene fatta abbastanza bene e diciamo che il lavoro che è stato fatto deve essere assolutamente migliorato e mi dispiace soprattutto per quelle zone che veramente stanno soffrendo e non sono poche e ne sento anche parlare sia per strada anche sui social, quindi su Facebook ci sono molte lamentele. E anche giuste, perché è inaccettabile nel 2020 vedere ancora una città bellissima e stupenda come Torre del Greco invasa in tanti punti da queste montagne di spazzatura che sono veramente fastidiose. Mi auguro che il sindaco prenda seri provvedimenti, ma al più presto, non che a settembre, ottobre. È inutile dire sempre, fare certe promesse e poi continuare a rinviare, a rimandare. O si prende tutta la responsabilità sulle spalle, oppure decide di dare le dimissioni semplicemente e di affidare un altro l'incarico di gestire la città, insomma. Ci vuole la collaborazione prima da parte nostra, da parte dei cittadini e poi soprattutto da parte dell'amministrazione comunale, che in questi anni veramente, ma anzi in questi decenni, ha combinato solo disastri e nulla di buono. Trovi pulita la città? Diciamo, insomma, sono arrivata l'altro ieri e la trovo un po' caotica anche a livello di pulizia. Pensa che Torre del Greco sia pulita? Diciamo che al 70%, 60-70%, però rimangono sempre delle lacune, ci sono molte lacune ancora da fare ancora, da impegnarsi ancora per ancora un po'. Io penso anche dalla civiltà del popolo, che, perché non è poco, la gente è poco, e anche dell'amministrazione, perché noi per colpa di quelle poche gente, quelle poche persone dobbiamo pagarle tutte queste incombenze da parte nostra. Mai visto, secondo me manco in India, manco in Pakistan, sarà l'immondizia, la fedenzia, la zuzzim, l'abbandono di questo paese, un paese così bello, era così pulito, le persone per bene hanno declassato tutto. È possibile che l'immondizia sta in mezzo alla strada, non si faccia più, in mezzo alla strada, un sindaco non è vero, o chi per lui, è possibile questo fatto?